야, 다들이 대안다. 가다 리미기 즉 쳐봐서 다 좀 된 데기 전장 게 쳐봐 리스 맞아봐. 아주 대로로 제제. per cui oggi siamo qui riuniti senza nessun tipo di settarismo, ma tutti insieme discepoli del Buddha Bhagavan per gli insegnamenti. Il nostro, quando noi le nostre preghiere per l'amdun ane punto che lì c'è un po' cu tayendroe rao così come il Buddha stesso ha mostrato il nostro sentiero. Quando facciamo la preghiera delle prostrazioni a Buddha Shakyamuni, il Buddha Bhagavan stesso non è un essere permanente, indipendente, autogenerato, ma sulla base di aver educato la propria mente e accumulato le due accumulazioni per tre innumerevoli eoni, così come nella strofa che dice tu che sei l'insieme di tutte le virtù, per cui queste virtù accumulate nello spazio di tre eoni illimitati, accumulando così una grandissima quantità di cause e condizioni e purificando la propria mente, ecco che sulla base della propria esperienza ha insegnato il sentiero ancora nella lode in questa prostrazione adesso dice tu che porti a compimento le speranze di tutti gli esseri, proprio mostrando il sentiero sulla base della propria esperienza. E proprio perché gli esseri sono diversi nelle loro aspettative, predisposizioni e attitudini,
Ecco che ha insegnato, spinto da grande compassione. Per cui vedete come il Buddha ha ottenuto lo stato di Buddha stesso sulla base di un'infinità di cause e condizioni. Noi, prendendo come esempio come lui ha praticato il sentiero e ottenuto l'eliminazione, tutti noi, nella nostra mente c'è il seme della Buddhità, il Tathagata Garbha. Questo è presente in tutti noi. Anche se la mente è oscurata dalle ostruzioni afflittive e alla conoscenza, la base stessa di questa, che cos'è? È la concezione del sé e dei fenomeni. Riflettendo sulla mancanza del sé, sulla visione del non sé, ecco che piano piano queste due concezioni del sé si pacificano. Per quanto riguarda la mia esperienza, io sono un monaco seguace del Buddha Bhagavan e tutti i giorni pratico e rifletto sulla mente dell'illuminazione, la visione della vacuità, e la mia mente è cambiata tantissimo in questo modo. Qualunque tipo di fenomeno esterno, interno, in ogni modo, in qualunque modo appaiono, non esistono per niente come appaiono, e il pensiero che i fenomeni sono tutti meramente designati dal nome, dal concetto, è molto forte dentro di me questa comprensione. Per cui, visto che la concezione al sé si elimina con questo antidoto, ecco che anche questa concezione del sé è diminuita tantissimo. E insieme a questo, come nella strofa della Lama Chopa, tutti gli errori, i problemi sorgono dall'egoismo, tutte le cose positive dall'altruismo, per cui benedici affinché possa cambiare, eguagliare, scambiare me stesso con gli altri. Per cui tutte le nostre sofferenze vengono da questi due, dalla concezione del sé e dall'egoismo. Per cui se noi facciamo il possibile, pensando agli infiniti, gli esseri senzienti che sono esattamente come me, non vogliono la minima sofferenza, e siamo tutti uguali in questo, per cui pensando agli infiniti esseri senzienti con affetto, tutte le sofferenze, la causa delle sofferenze degli esseri la concezione del sé, ma non solo. Proprio a causa di questo vogliono essere felici, ma continuano a accumulare solamente cause per soffrire, non vogliono soffrire, continuano invece a soffrire. Ecco che sorgerà un amore, una compassione, una responsabilità universale. In poche parole, la concezione del sé, l'egoismo, distruggono noi stessi e distruggono gli altri. Pensando in questo modo, dobbiamo cercare il più possibile di generare l'altruismo universale e diminuire l'egoismo. Non solo, tutte le nostre felicità dipendono esclusivamente dagli altri. E unendo a questo, se analizziamo come i fenomeni appaiono in un modo ma non esistono per niente, sono una mera designazione del concetto. Questo non ve lo dico solo recitando delle parole nel testo, ma ci penso, ci rifletto. Per cui da un momento che penso bene alla vacuità, la comprensione che i fenomeni non esistono come appaiono, sono come un'illusione, sorge molto forte.
così pure l'altruismo universale. Vedete, per cui educando il proprio pensiero, ecco che piano piano l'egoismo diminuisce, così pure la concezione al sé, del sé. Tutte queste a causa della mente distorta, da tempo senza inizio fino adesso siamo stati solamente controllati da queste due concezioni errate, ma in questo momento che abbiamo la possibilità di imparare, di aver incontrato gli insegnamenti che vengono dalla tradizione della Landa, dai grandi maestri, così come nella presa dei voti del Bodhisattva per completare i miei scopi e degli altri, genero la mente dell'illuminazione. Questo veramente la mente dell'illuminazione di beneficio immediato e di beneficio a lunga scadenza, porta salute fisica immediatamente, porta una pacificazione della mente. Queste sono le qualità della mente dell'illuminazione. E anche quando incontriamo così tante circostanze avverse, il più incontriamo circostanze avverse, questo ci porta a generare sempre più compassione. Non avremo per niente una mente incline a contraria agli altri. Per cui veramente la propria mente presa dall'egoismo, gli altri danneggiano se stessi e gli altri, sono solo un oggetto di compassione. Non c'è bisogno, con la mente dell'illuminazione non ci sarà il minimo pensiero di avversione verso gli altri. Pensando veramente ai difetti della concezione del sé e dell'egoismo, ecco che tutti gli esseri senzienti, infiniti come gli atomi dello spazio, vero desiderio che tutti gli esseri possano essere liberi da tutte le loro sofferenze. Questo coraggio sorgerà molto forte dentro la propria mente. Quindi è tramite educare il proprio, per cui tutti quei modi di pensare che ci causano sofferenze, quando riflettiamo sulla mente dell'illuminazione e la visione della vacuità, questo porterà sempre più forza interiore, pensando come i fenomeni non esistono per niente così come appaiono, per cui è veramente eccezionale questa educazione del pensiero. Quindi tutti noi che abbiamo incontrato gli insegnamenti che vengono da Nalanda, in particolare di Chandrakirti, che si basano sulla logica, quando riflettiamo in questo modo, come la mente dell'illuminazione, la saggezza e la visione del non sé porterà una grande confidenza e soddisfazione in questi addestramento, così come dice la preghiera dell'Amrim: spinto da grande compassione possa io sempre propagare nelle 10 direzioni gli insegnamenti dove sono stati propagati e degenerati, possa io rigenerarli. Per esempio, io ho studiato parecchio i testi di Madhyamika e della Prajna Paramita. Vedo chiaramente come sono meravigliosi gli insegnamenti del Bhagavan, perché si basano sulla logica, su un percorso logico e razionale. Quindi oggi ci incontriamo qua tutti insieme, siamo riuniti insieme, anche se i tempi sono degenerati, ma la mente dell'illuminazione, la visione della vacuità non dobbiamo pensare affatto che
Dal momento che i tempi sono degenerati, la visione della vacuità e la mente dell'illuminazione non sono efficaci, esattamente l'incontrario, sono ancora più efficaci, sono ancora più importanti. Per cui vi chiedo a tutti voi, tutti i giorni, di riflettere su questi due, giornalmente. Non pensate a coloro che sono gli nemici degli insegnamenti, gli ostacoli, eccetera, sono solo oggetti della compassione, spinti dalla concezione del sé e dell'egoismo, sono così. Per cui questo ci deve far sorgere solo e esclusivamente grande compassione per loro, non desiderio di eliminarli, di allontanarli. Questo è il modo dell'insegnamento di Buddha Shakyamuni. Io stesso faccio il possibile per meditare la mente dell'illuminazione e la visione della vacuità. È un beneficio incredibile. E proprio perché è un beneficio mentale incredibile, anche fisicamente sto benissimo. Questo è la vera pratica di lunga vita. E questa ancora più di recitare dei mantra, eccetera, che sì, sono un pochettino dei benefici, ma la mente dell'illuminazione e la visione della vacuità sono il modo migliore per avere una lunga vita e anche per essere di beneficio ai noi e agli altri. Per cui l'essenza dell'insegnamento è proprio questo. La mente dell'illuminazione, la comprensione della vacuità, e noi dobbiamo fare il possibile, tutti gli sforzi possibili per riflettere in quella direzione. Specialmente noi che adesso siamo discepoli di Buddha Shakyamuni, dobbiamo determinarci, farò esattamente come ha fatto il Buddha Bhagavan, e con questa forza, questa confidenza, questo coraggio, dobbiamo fare il possibile per praticare la mente dell'illuminazione e la visione della vacuità con sforzo, applicandoci con sforzo. Questo è molto importante. Adesso bevete il tè. Please repeat the offering prayer after me. I make offering to the Buddha. I make offering to the Dharma. I make offering to the Sangha. I make offering to all sentient beings. May I refrain from all evil. May I do all good. May I benefit all sentient beings. Mentre stavo arrivando qui, sentivo la preghiera Mitsema di Lama Tsongkhap. Ho pensato, io sono nato nello stesso posto vicino dove è nato Jetsun Kapa. Prima di me, generazioni prima di me venne Jetsun Kapa e io poi sono venuto io che sono discepolo di Jetsun Kapa, per cui mi posso definire vicino a lui e mi è venuto la mia mente è sorto un grande coraggio pensando fino adesso ho dato il massimo, possa io continuare a farlo fino a 100, 110 anni, continuando a sostenere l'insegnamento e gli esseri senzienti. Questo lo farò. Al tempo di Jetsun Kapa non c'erano gli scienziati. Nel mio periodo, ecco che la scienza occidentale invece si è propagata tantissimo, per cui dal momento che ho studiato bene i testi madhyamika e della Prajna Paramita, sono stato in grado di diventare amico della comunità scientifica. E tutti hanno fiducia nella scienza.
Durante gli incontri scientifici, quando discutiamo le nostre visioni, gli scienziati sembrano essere molto interessati. Per cui io che sono nato nel posto di Jetsun Kapa, ho studiato i suoi insegnamenti, principalmente Madhyamika e Prajnaparamita, li ho studiati, li pratico, li ho praticati e vi dico veramente hanno un grande beneficio alla mente, hanno un beneficio agli altri e questa mia esperienza la uso per essere di beneficio agli altri. Allora, l'insegnamento di oggi è l'autocommentario, la trasmissione dell'autocommentario di Madhyamaka. Io ho ricevuto tutte le trasmissioni orali dei commentari di Jetsun Kapa e anche di Chandrakirti e rifletto e medito su i loro soggetti ogni giorno. Per cui nella mia mente penso Buddha Shakyamuni, Nagarjuna, Chandrakirti e penso io che sono nato come bambino chiamato Lama Dondrup nella regione dell'Amdo e grazie alla gentilezza di Buddha Shakyamuni che ha insegnato il percorso della logica mi ha permesso di discutere e condividere con la comunità scientifica i miei pensieri. Per cui andiamo al supplemento di Madhyamika, Madhyamaka. Anche voi che venite da delle regioni del mondo che sono tradizionalmente buddiste, vedo molti monaci e monache, siamo tutti uguali, siamo tutti gli stessi discepoli, seguiamo lo stesso maestro Buddha Shakyamuni. Per cui voglio porgere un caro saluto a tutti voi. È importante pensare di vivere in armonia con tutte le tradizioni religiose, senza pensare, per esempio, nell'ambito buddista, il veicolo Hinayana, Mahayana, uno superiore, uno inferiore. Anche Chandrakirti, che ha un po' criticato, nel senso, ha detto che Vasubandhu e gli altri maestri, benché erano maestri incredibili, non hanno avuto la capacità di comprendere la visione profonda di Nagarjuna. Per cui, vedete, senza studiare bene è impossibile avere una buona comprensione del significato sottile e profondo che troviamo negli insegnamenti di Madhyamaka e della Prajnaparamita. Per cui Chandrakirti, che ha parlato di Dignaga e di Vasubandhu in questo modo, sulla base del percorso della logica, non sono riusciti a comprendere profondamente la visione della vacuità sottile. Anche per quanto mi riguarda, anche se non sono come Chandrakirti, però ho studiato e studio i suoi testi. E questa Madhyamaka, il sentiero della la via di mezzo,
il supplemento di Madhyami, che è un commentario al fondamento della saggezza di Nagarjuna, che, per cui questo supplemento di Madhyamika commenta veramente a livello totalmente profondo e completo le strofe del fondamento della saggezza di Nagarjuna, per cui abbiamo l'opportunità di studiare, praticare e pensare sugli scritti e i testi di questi grandi maestri, e questo lo dobbiamo utilizzare per cambiare il nostro modo di pensare, per cambiare la nostra mente. E questo nostro sforzo dovrebbe essere la nostra offerta di pratica a questi grandi maestri, sforzandoci ogni giorno in questo modo, mescolando il nostro pensiero con la mente dell'illuminazione, e questo veramente diventa una vera offerta della pratica a questi grandi maestri. Ecco, adesso dunque dove siamo arrivati l'altra volta? Teoricamente siamo arrivati alla quarta strofa del secondo capitolo, dove dice, il commento dice, perfino l'ammontare del capitale, come possono vedere la generazione degli eccellenti risultati che dovrebbero comparire? Per cui il supplemento di Madhyamika parla delle sei perfezioni, la perfezione della generosità. Adesso siamo al secondo capitolo, la perfezione della moralità. Finalmente colui che è molto stupido a causa di essere separato dalla moralità utilizza completamente le risorse in un modo sbagliato, quindi poiché si è separato da ciò che proietta, che è stato proiettato in precedenza, poiché sta completamente utilizzato tutto il suo potenziale proiettante precedente, non sarà più possibile l'insorgere delle risorse. Per cui oggi abbiamo ottenuto il corpo umano, la preziosa nascita umana, incontrato l'insegnamento, il Lama perfetto. In questo momento dobbiamo veramente valutare bene i benefici a breve e a lunga scadenza. Se non siamo in grado di fare questo, dovremo continuamente sperimentare tantissime sofferenze, per cui dobbiamo fare in modo di rendere significativo questa nostra vita di preziosa rinascita umana e piano piano educare il nostro pensiero fino piano piano a entrare e percorrere i sentieri e i terreni per procedere allo stato dell'illuminazione. Questo è il nostro obiettivo. Per esempio, per quanto mi riguarda, io, come vi ho detto, che penso tantissimo alla mente dell'illuminazione e alla visione della vacuità, probabilmente in questa vita penso di sicuro ottenere il sentiero della preparazione. Per cui, e dopodiché c'è il sentiero della visione, della meditazione e del non più apprendimento, per cui questo sviluppo lo trovo non veramente dentro alla mia mente, dove vedo che ho di sicuro ottenuto già il sentiero dell'accumulazione, poi sto entrando nel sentiero della preparazione, e questo avviene tramite la meditazione analitica, che è estremamente importante. Per cui, scherzando, quando vi ho parlato di Jetson Kapa, che è nato sono nato nello stesso posto, e durante questo
secolo, questa veramente posso dire che sto diventando piano piano come Jetson Kappa stesso. Pensando alle varie condizioni esterne e interne, ai vari, alla comunità scientifica, eccetera, anche se è un periodo di degenerazione dell'insegnamento, da una parte, dall'altra parte, questo è un periodo invece estremamente ricco di condizioni favorevoli per l'insegnamento. Per cui, pensando in questo modo, ho fatto il possibile per offrire il mio apporto al sostentamento dell'insegnamento. E vedo chiaramente nella mia esperienza che posso attraversare il sentiero i cinque sentieri. Per cui per noi dobbiamo vedere questa come una grande opportunità e coglierla studiando, prima generando la saggezza dell'ascolto e della riflessione e poi dopo praticandolo con la saggezza della meditazione. Io sono un monaco completamente ordinato, non mento, non dico menzogne. E vi dico chiaramente che per me è chiarissimo che quello che è insegnato nei testi non sono mele parole, ma se si utilizza per educare il proprio pensiero, questo porta dei grandi cambiamenti, per cui dobbiamo tutti agire in questa direzione al meglio delle nostre capacità. Similmente, colui che è separato dalla moralità utilizza completamente le risorse in un modo sbagliato, quindi poiché si è separato da ciò che proietta e che in precedenza non esisteva e poiché sta completamente utilizzando tutto il potenziale proiettante precedente, dopo di ciò non sarà più possibile ottenere risorse. Il verso iniziale di Madhyamaka che dice: e la compassione è il seme del raccolto perfetto dell'illuminazione, l'acqua che lo nutre e il frutto che viene goduto a lungo, per cui all'inizio lodo la grande compassione. Per cui vedete, la grande compassione è la cosa più importante, è la causa indispensabile per la progressione nella varia realizzazione dei sentieri, dei terreni, è ciò che porta la mente veramente in un modo pacifico, che elimina dalla mente tutte quante le paure, che la rende pacifica e, continuando a educare il proprio pensiero con la grande compassione, ecco che porta a attraversare il sentiero dell'accumulazione, della preparazione, della visione, fino a non più un predimento. È la grande compassione. Per cui Chandrakirti, ecco che c'è un grande scopo in Chandrakirti, del fatto che Chandrakirti ha posto la prostrazione all'inizio della sua composizione alla grande compassione. Noi siamo esseri senzienti, in particolare esseri umani, veniamo dal ventre della madre, siamo nutriti dalla compassione, dall'amore della madre. Siamo tutti uguali in questo, anche gli animali. Per cui vedete, questo è un componente naturale presente in tutti. Se nasci dal ventre della madre, sei necessariamente nutrito dal feto. Per cui nella nostra mente questo è la base per far sorgere l'affetto verso tutti gli esseri senzienti. Vedete questi 7-8 miliardi di esseri umani,
vengono dall'affetto del ventre materno. Fin da piccoli noi siamo nutriti dall'affetto. Questo dobbiamo tenerlo dentro. E anche quando stiamo per morire, abbiamo attorno le persone che hanno affetto verso di noi. Ed è su questa base che poi prendiamo un'altra rinascita. Per cui se vita dopo vita continuiamo a educare il nostro pensiero con la grande compassione, con l'affetto, ecco che la mente compassionevole porta tantissime qualità nella mente, tantissima forza mentale. Ecco perché Chandrakirti fin dall'inizio fa la prostrazione, la lode alla grande compassione. Vedete, il significato è estremamente importante. Quindi questa compassione è presente naturalmente, può venire perché il seme è naturalmente presente dentro di noi. Per cui questa grande compassione non sopporta le sofferenze degli altri, in questo modo cerca le cause. Per cui vedete, tutti noi che siamo seguaci del Buddha Bhagavan e stiamo studiando, ricevendo testo di Chandrakirti, del supplemento di Madhyamaka, per cui dal profondo del nostro cuore dobbiamo addestrare la nostra mente nella grande compassione. E quando abbiamo un forte desiderio che gli esseri siano liberi dalle sofferenze, questo ci porta a cercare qual è la causa di queste sofferenze, e questo porta a sviluppare la visione della vacuità. Per cui tutti noi che siamo i discepoli dello stesso maestro, praticate la mente dell'illuminazione, la visione della vacuità. Per me queste sono la goccia essenziale di tutta la mia pratica. Anche voi mantenete questo come l'essenza della vostra pratica, specialmente in questo periodo, in questo momento in cui avete incontrato gli insegnamenti di Buddha, in modo da essere felice di vita in vita fino all'ottenimento dell'illuminazione. Tutti voi generate questa forte determinazione e intenzione. Per cui la strofa numero 5 del secondo capitolo, quando ci si impegna in modo stabile, si dimora in un modo piacevole, e se non si agisce controllando se stessi, si precipita nell'abisso e saremo sotto il controllo degli altri. In seguito, chi ci potrà liberare da questo? Nelle circostanze in cui, come quando uno è un eroe che dimora in un posto piacevole, libero dai legami, in cui ci si impegna proprio come si desidera, senza dipendere dagli altri, si dimora in migrazioni, in vite elevate, umane e così via, se non controlliamo noi stessi, siamo come quell'eroe che è stato legato e gettato in un burrone. Una volta finite migrazioni sfortunate, chi potrà tirarci fuori? Quindi chi compie azioni che danneggiano certamente dimorerà solo in migrazioni sfortunate. In seguito, nel Sutra dei Dieci Terreni, se si è rinati tra gli esseri umani, le due maturazioni saranno tenute in modo manifesto. Tale ragione è opportuna per il fatto che la moralità rotta è il dimorare
in frattanti errori. Perciò il conquistatore, dopo aver parlato di generosità, ha parlato proprio della moralità, ciò che ne sia. Perciò il conquistatore, che ha sconfitto tutti gli attributi della negatività per far sì che le qualità della generosità e così via non vengano sprecate, subito dopo il discorso della generosità, ha parlato solo della moralità. Se le qualità vengono accresciute nel campo della moralità, la gioia dei risultati sarà incessante. Dal momento che è il sostegno di tutte le qualità, la moralità è paragonata a un campo. Rispetto a ciò, come se le qualità della generosità e così via vengono completamente incrementate in termini di stadi graduali di continuità di cause e risultati, privi di interruzioni sempre più alte, la raccolta dei risultati si incrementa e potrà essere utilizzata per lungo diversamente, non potrà messo per gli esseri ordinari, per coloro suonari della parola, per coloro che l'essenza definitiva verso l'illuminazione solitaria fino a questo è la causa il per il beneficio di figlio, per lo stato più alto non altro che la moralità. Questa era la strofa, settima strofa. Poi continua il testo, avendo ripreso e operato profondamente con questi sentieri di azione di Cinnovitù, con grande intensità diviene la causa per rinascere come esseri infernali, un'intensità media come rinascita come animale, un'intensità piccola come il signore della morte. Rispetto a ciò, tramite il togliere la vita, uccidendo gli esseri senzienti, sono condotti negli inferni, sono condotti in uno stato di animale di rinascita, sono condotti nel mondo del Signore della Morte. In questo caso, anche se rinascita tra gli esseri umani, le due maturazioni saranno tenute in modo manifesto. Una vita breve e molto maligna, tramite il prendere ciò che non ci è stato dato, rubando gli esseri senzienti, vengono condotti agli inferni, avranno poche risorse da condividere in comune con gli altri. Tramite la condotta sessuale scorretta, gli esseri senzienti sono condotti agli inferni, diventano servitori e con dei compagni posseduti dai propri rivali. Tramite il parlare falsamente, gli esseri senzienti sono condotti negli inferni, vengono calunniati e si viene ingannati dagli altri. Tramite le parole che dividono, gli esseri senzienti sono condotti negli inferni come servitori in disaccordo. Tramite le visioni errate, gli esseri senzienti sono condotti negli inferni, sono condotti in uno stato di nascita come sono condotti nel mondo del Signore della Morte. In questo caso, anche se rinati tra gli animali, le due maturazioni saranno tenute in modo manifesto, si cadrà in visioni negative e si possederà la dissimulazione e l'inganno. Così con questi sentieri di azione di Cinnovitù portano ad accumulare una massa immisurabile di sofferenze, ma tramite la causa dell'aver adottato perfettamente i sentieri dell'azione delle 10 virtù si otterranno rinascite come nei stati divini, umani e così via, fino alla vetta dell'esistenza Oltre a ciò, se si è completamente addestrati con la comprensione di ciò che è profondo, che qui è la vera condizione, ma si è privi di qualche considerazione per gli altri, il proprio stato perfetto di uno manifesto e si è privi della grande compassione di abilità di mezzi, giungerà a completare l'ottenimento del veicolo realizzatore. Oltre a ciò, se si è completamente addestrati con un cuore compassionevole, vasto, incommensurabile, che possiede la compassione inclusa nei mezzi abili, facendo grandi preghiere, non abbandonando alcun essere senziente, eccetera, a causa di ciò, se si escludono queste sezioni di azioni delle 10 e le virtù, non esistono altri mezzi perché solo l'uditore, il realizzatore stare, il bodhisattva possano ottenere un qualsiasi altro tipo di stato, la felicità samsarica, il beneficio definitivo che possiede la caratteristica della liberazione, la cui natura non è né felicità né sofferenza. Ciò che è stato appena detto verrà chiaramente indicato. Proprio ottavo, proprio come lo
Proprio come l'oceano insieme a un cadavere e all'ospicio, insieme alla calamità, così il grande essere dal punto di vista della moralità non desidera dimorare in ciò che è degenerato. Calamità è sinonimo con un auspicio. La spiegazione delle visioni della moralità della strada precedente spiegata, abbandonare da chi, da cosa, rispetto a chi, se esiste, riferirsi a tre, quella moralità è spiegata come l'andata al di là della mondanità. Quella moralità, se esiste, riferirsi ai tre, viene indicata come l'andata al di là della mondanità. Anche questo immacolato, sorto dalla luna del figlio del conquistatore, che non è divenire, ma che è la gioia dell'esistenza, libero da macchie come la luce lunare del periodo, elimina il tormento mentale dei migratori, la strofa decima, il cosiddetto. Con questo abbiamo conclude il secondo capitolo della spiegazione del supplemento della via di mezzo, la seconda generazione della mente. Adesso siamo alla terza generazione della mente. Ora, dal punto di vista della terza generazione della mente, è stato menzionato, poiché sorge una luce di fuoco che brucia completamente il combustibile degli oggetti di conoscenza, questo terreno è chiamato luminoso. Il luminoso è il terzo terreno dei bodhisattva. Inoltre si chiede perché è luminoso. Si indica la concordanza con il significato, poiché in questo momento insorge la luce del fuoco della saggezza suprema che brucia tutto il combustibile degli oggetti di conoscenza, possedendo la natura essenziale della pace. Per queste ragioni, questo non è spiegato come rispetto al figlio del Tathagata, che ha generato la terza mente, egli ha l'insorgere in un'apparenza come il rame, simile al sole. Come poco prima del momento di sorgere del sole, viene insorgere in un'apparenza come il rame, similmente anche rispetto al bodhisattva, e quel terreno ha l'insorgere l'apparenza della saggezza suprema. Per poter indicare che la pazienza andata al di là è suprema in quel bodhisattva che ha ottenuto l'apparenza della saggezza suprema, come quella è stata menzionata, anche se qualcuno con un disturbo ingiustificato toglierà dal corpo di quel bodhisattva la carne insieme alle ossa per molto tempo, pezzettino dopo pezzettino, la pazienza per colui che lo taglia a causa di ciò crescerà sempre di più, poiché il bodhisattva si prende cura delle menti suprema come Inoltre, per il bodhisattva che vede la mancanza del sé, qualunque cosa per cui vedete con sostenuto di chi così via, che dell'azione di quell'azione fenomeni e di un danno fatto. Se sei belligerante verso qualcuno, può l'ostilità nei suoi confronti opporsi a ciò che è stato fatto? Per questo provare risentimenti definitivamente senza senso diventa sfavorevole anche in altro modo. Se sei arrabbiato verso qualcuno,
che ti ha danneggiato, pensando mi ha danneggiato, per cui mi arrabbio, e rispondere col danno al danno, ecco che è impossibile essere felici, si sarà sempre privi di sopportazione, di accettazione, quindi poiché il danno fatto è irreversibile, l'attitudine sia nei confronti di costui è senza senso in quanto ciò che doveva essere fatto è già stato fatto. Il risentimento ora non solo è senza scopo, ma diventa sfavorevole anche per le altre vite, fa generare collera perché proietta maturazione spiacevole. Vi sono alcuni che, mentre sperimentano i differenti risultati di azioni errate compiute da loro stessi, a causa della confusione pensano: quello che mi ha fatto questo danno, riferendosi a questo concetto. Veramente, se qualcuno ci danneggia, il momento che ci ha già danneggiato. Per cui se abbiamo risentimenti, il risentimento ci porta solamente problemi alla nostra mente, ci fa stare male. Per cui vedete com'è importantissimo invece avere una mente paziente per potersi distogliere da qualunque desiderio e sconfiggere il danno subito. Quello rispondere al danno è stato sperato. Colui che desidera esprimere come istinti quei risultati di azioni non virtuose compiute in passato, com'è possibile che conduca ancora i semi della sofferenza tramite il danno e la rabbia verso gli altri? Le grandi sofferenze dei danni inflitti nel corpo di qualcuno dai suoi nemici, facendoli cadere sopra delle lame, spade affilate, quelli sono il risultato finale che sorge dall'azione dell'avere ucciso in passato. Forti risultati completamente maturati degli esseri senti infernali, degli stati animali, del signore della morte, così sono già stati sperimentali. Quelle che sono le cause che sensazione fanno tornare i risultati spiacevoli di quelli che in coloro possiedono ancora dei residui di afflizioni, si trasformano in aspetti simili a quello, proprio come l'ultima dose di medicina, la causa per curare una malattia interiore, tramite il disturbo interiore e il danno degli altri, queste condannano proprio alle cause che fanno sorgere quei risultati del danneggio. A causa di ciò, proprio come ci si sottopone alle cure di un chirurgo che opera con strumenti affilati in quanto è la causa per curare la malattia, è appropriato una grande pazienza verso le cause che fanno una sofferenza temporanea. Per poter indicare la mancanza di pazienza non è solo la causa che proietta maturazioni spiacevoli ed estese, così come è stato spiegato, ma è anche la causa dell'estinzione delle raccolte del merito accumulato da molto tempo, poiché a causa della rabbia verso i figli dei conquistatori, le virtù sorte dalla generosità, dalla moralità accumulate in un centinaio di eoni vengono distrutte in un istante. A causa di ciò non esiste male peggiore della mancanza di pazienza. Quando Mahasattva sovrappone fortemente errori vari e non veri su coloro che hanno generato la mente protesa dell'illuminazione, anche per un solo istante un pensiero di rabbia a causa di non aver accettato la qualificazione come suo, benché non si sia accertato a causa del suo impegnarsi nelle afflizioni, in dipendenza della sua familiarità con queste. Tutta la raccolta dei meriti accumulati per un genere tramite la finalizzazione del genere. Quindi, proprio come non è possibile accertare tramite misurazione la quantità di acqua presente in un grande oceano, non è possibile misurare l'estensione della maturazione completa di queste azioni. Perciò, stando in questione, non esiste male più grande della rabbia, della mancanza di pazienza, e questo porta a risultati spiacevoli e danneggia la virtù. Ngar tenpe chimbo to tsujim kiye paro to chimbo kobo le kyeba jomor kyo na chanjo sambo ma inbe chanjo sambo na wala kyeba tachimbe di teye che re kyazo shimbi chu tse sang changi ngebar me ne wadara tere nabar mi be sam. Perciò, stando così le cose, non esiste un male più grande
della mancanza di pazienza che proietta risultati spiacevoli e danneggia le virtù. Dal sutra del sport di Manjushri, la collera, la cosiddetta rabbia, agisce per distruggere completamente le virtù accumulate in centinaia di ioni, per questo è chiamata rabbia. Inoltre la mancanza di pazienza, essendo incapace di danneggiare gli altri, agisce distruggendo solo noi stessi. Colui che è abile ma è privo di compassione agisce danneggiando se stessi e gli altri. Strofa numero 7 produce una forma sgradevole e conduce alla non sanità, saccheggia tutta l'analisi che conosce il metodo e il non metodo. In seguito, avendo abbandonato la famiglia fortunata, la mancanza di pazienza agisce rapidamente nel gettarci in migrazione sfortunate. Se si chiede se questi sono i difetti della mancanza di pazienza, quali sono le qualità della pazienza? La pazienza produce qualità opposte a quelle spiegate. Tramite la pazienza si sarà belli, cari agli esseri santi, abili nella conoscenza di ciò che è giusto e sbagliato. In seguito, essendo rinato tra gli dei e gli umani, tutti i mali verranno estinti. Rispetto alla pazienza si dovrebbero conoscere anche le qualità che sono contraddittorie a quelle che furono indicate come difettose, essendo riferite alla mancanza di pazienza. Gli esseri ordinari e i figli del conquistatore, conoscendo i difetti della e le qualità della rabbia e della pazienza, avendo abbandonato la mancanza di pazienza, devono sempre velocemente osservare l'apparenza che è venuta venerata dagli aria. La rabbia e la pazienza sono odio e pazienza, i difetti e le qualità sono difetti e qualità. Le due frasi devono essere unite, i difetti e le qualità della rabbia e della pazienza. Per poter abbandonare i difetti della rabbia sono stati spiegati dopo aver compreso perfettamente le qualità della pazienza, dopo aver abbandonato la mancanza della pazienza. Ecco che la strofa numero 10, benché venga dedicata all'illuminazione del perfetto Sarvabhu, se esiste e riferisce ai tre, se mondana. Anche se è stata completamente dedicata alla buddhità, quella stessa, se è priva di riferirsi di riferimento, il Buddha l'ha insegnata dicendo data al di là la perfezione della pazienza. Quindi, come detto nel testo del terreno del Bodhisattva, il Bodhisattva che dimora su questo terreno luminoso del Bodhisattva, essendosi isolato dal desiderio, isolato dalla negatività, le pratiche non virtuose, ha ottenuto la prima concentrazione, possiede la gioia, felicità, genera dell'isolamento, possedendo investigazione esale, dimora, essendo separato dall'investigazione dell'analisi, possedendo la chiarezza interna, e ha ottenuto la seconda concentrazione che possiede la gioia e la felicità generata dalla stabilizzazione meditativa e per l'investigazione, dimorando nella comunità ciò che è separata dall'attaccamento per la gioia possedendo la dimora nell'equanimità, abbandonato anche quella felicità che non è né felicità in sovvenzione, poiché in precedenza la sofferenza è stata abbandonata, mentre la felicità mentale e la felicità mentale erano scomparse, con l'equanimità la consapevolezza completamente pura ottiene la quarta concentrazione e vi dimora. Ciò che è stato appena detto sono le quattro concentrazioni. I quattro assorbimenti del senza forma sono così, essendo sotto ogni aspetto perfettamente non rilac, dalla discriminazione della forma, con le discriminazioni di ciò che sono ostruiti sono passi, non vi è l'applicazione mentale che esprime sulle varietà, avendo considerato lo spazio infinito, ha ottenuto l'entrata nello spazio infinito e vi dimora. Essendo sotto ogni aspetto perfettamente andato al di là dell'entrata nello spazio infinito, avendo considerato la coscienza infinita, egli ha ottenuto l'entrata della coscienza infinita e vi dimora. Essendo sotto ogni aspetto perfetto.
Quindi, essendo ogni aspetto perfettamente al di là dell'entrata del nulla, avendo considerato la discriminazione non è discriminazione vi dimora. Ciò che ho appena detto sono i quattro assorbimenti. Le cinque chiaroveggenze sono così, sperimenta molti di manifestazioni di emanazione magica, scuote la terra, ciò che è stato trasformato in uno lo trasforma in molto, ciò che è trasformato in molto lo trasforma in uno, il visibile diventa invisibile, viaggia attraverso i muri, viaggia attraverso le barriere, viaggia attraverso le montagne, non è ostruito come se agisse nello spazio, viaggia con le gambe incrociate nello spazio come se fosse un uccello piumato, si solleva dal suolo, entra nel sottosuolo come se fosse dell'acqua, viaggia sull'acqua senza affondare come se fosse sulla terra, con il suo corpo gli fa fuoriuscire del fumo, fiammeggiante il fuoco come se fosse una massa, diffonde un grande flusso di acqua come se fosse una grande nuvola, con il suo corpo domina tutto il mondo, state che urgenza e menzione magica. Questa è la chiaroveggenza dell'emanazione magica, poiché l'elemento dell'orecchio divino completamente puro, con l'umano, sente i suoni degli dei degli umani, sente i suoni sottili e forti del mondo. Zul chiba de pena chula chawa shino, chula ya menu bantru de pena sala chawa shino. Tuwa tuwa ya cheba, che de, mbalwa ya che de pena mei pungu chambu shino. Aki lula chuyi gyun chambu, chen de pena jini chambu shino. Chuyi gyun tata ke ke tong sum ke, tong chambu jiri ke kam di kun, bar shen rudu bawa kundu, rudu che jing bar de, anche i due, la luna e il sole, tramite grandi emanazioni simili a queste, tramite possenti forze simili a lei, li tiene, li accarezza con le sue mani, col suo corpo, li domina tutto fino al mondo di Brahma. Questa è la chiaroveggenza delle emanazioni magiche. Poiché l'elemento dell'orecchio divino completamente puro supera quello umano, sente i suoni degli dei, degli umani, sente i suoni sottili e forti, lontani, vicini, fino a raggiungere l'intensità sonora delle mosche, del moscone della carne, delle api e degli insetti. Questa è la chiaroveggenza dell'orecchio divino. Con la sua mente conosce propriamente come esistono, sono le menti degli altri esseri senzienti, le menti delle altre persone, li conosce completamente. Come sono realmente le menti con attaccamento, come menti di accavamento, le conosce esattamente in realtà, le menti separate dall'attaccamento, se le menti quelle con odio, separate da quella confusione, separate dalla confusione, con le emozioni afflittive, separate dalle emozioni afflittive. Quella che è piccola e di ampie vedute, che può diventare grande, incommensurabile, limitata, estesa, in equilibrio limitativo e non equilibrio limitato. Completamente libera e non completamente libera, con difetti e privi di difetti, conosce perfettamente proprio come sono in realtà le menti grossolane, amante menti grossolane, consumente proprio come sono in realtà le menti non grossolane, per cui con la sua mente conosce probabilmente come esattamente sono in realtà le menti degli altri, se sente le menti delle altre persone, questa è la chiaroveggenza, riconoscere le menti degli altri. Ricordando i molteplici tipi di stati precedenti, ricordo una vita, due vite, tre, quattro, cinque,
20, 30, 40, 50, 100, 1000 vite, ricorda molte centinaia di vite, migliaia di vite, emozioni di migliaia di cotti, decine di milioni di vite, molte centinaia di migliaia di centomila milioni di vite, leone dell'annichilimento, leone della formazione, motivo di annichilimento e formazione, ricorda 100 eoni, 1000 eoni, 100.000 eoni, cotti di eoni, cotti di eoni, 100.000 cotti di eoni, fino a molte centinaia di migliaia di eoni. In quel tale posto ero chiamato in questo modo, mi era chiamato lì, la casa era chiamata lì, mangiavo le cime, mangiavo le ridonne solo per notare quelle di vite, dimorai per dare un esempio, sperimenterai quella felicità e della sofferenza simile a questi. Sono dopo morto, mi sono trasferito, sono nato in questo posto, sono nuovamente morto, mi sono trasferito, sono nato in quell'altro posto, con quegli aspetti, con quei caratteri, con quei segni, quelle ragioni. Ricorda così molto tipi di vite precedenti. Questa è la chiaroveggenza del ricordo di estate precedenti. Poiché l'occhio divino completamente puro sopra quello di umano vede la morte, la trasferenza e la nascita degli esseri esistenti, vede se hanno un colore piacevole, spiacevole, sono andati in migrazione, formate, esplorate, positive o negative. Egli conosce appropriatamente come esattamente sono in realtà gli esseri senzienti che trasmigrano in perfetto accordo al loro karma. Conosce perfettamente o questi esseri esistenti avendo tenuto un comportamento fisico sbagliato, un comportamento verbale sbagliato, un attore mentale sbagliato. Insultano gli aree, posseggono visione della causa del cambio, della visione della colonizzazione, coprono perfettamente questo comodo del genere di migrazione. Come se venivano questi esseri esistenti avendo tenuto un comportamento fisico eccellente, un momento verbale, un'attitudine mentale eccellente, non insultano gli aree, non posseggono visioni corrette a causa del karma, di tale visione corretta, colonizzazione, coprono che è stato perfettamente questo comodo del genere. Quindi poiché l'occhio divino completamente puro sopra quello umano vede la morte, la sofferenza della nascita, egli vede se hanno un colore, un aspetto piacevole, spiacevole, fino a vedere tutti quegli aspetti, quei caratteri, quelli sono esattamente in accordo, benché si assorba e riemerga da queste concentrazioni e liberazioni, questa liberazione, mentre il suo mente si impegna in essa vedendo come ciò che sono i rami dell'illuminazione, quindi egli non rinasce più per il potere di queste, ma prende all'esterno il potere delle preghiere che ha fatto. Se si chiede perché è così, perché un tale bodhisattva possiede un continuo di coscienza che ottiene fortemente con l'abilità del metodo. Quindi nel Bodhisattva sorgeranno le concentrazioni e le chiaroveggenze. Se si chiede in che modo l'attaccamento e l'odio vengono completamente estinti, il termine e significa anche, al fine di includere ciò che non è stato menzionato, la sua confusione che è stata estinta. Si chiede come, anche questo è stato insegnato in accordo ai sutra, da ciò che c'è che tutti i fenomeni dipendono meramente da condizioni, è ancora più rilevante di concepirli, per cui i fenomeni sono dipendenti, come meramente privi di trasferenza, meramente privi di istruzione, tutti i legami del desiderio saranno diminuiti, i legami della forma, i legami dell'esistenza, i legami dell'ignoranza saranno diminuiti, i vincoli che erano visioni sono stati abbandonati in precedenza. Il Bodhisattva che dimora su questo rione luminoso dei Bodhisattva abbandona l'attaccamento errato non diminuito in molte centinaia di ore, migliaia di ore.
Egli abbandona la confusione data con Sata, abbandona quindi il suo attaccamento, odio, confusione, sacramento. Si chiede in che modo egli è sempre abile a superare l'attaccamento per il desiderio del mondo e cosa è stato disegnato. O figli dei conquistatori, questa è una bella presentazione del testo chiamato luminoso, il Bodhisattva che dimostra di essere per lo più diventa il re dei Deva, il signore dei Deva, Indra, è addestrato ed è il principale nei metodi che distorcono l'attaccamento al desiderio degli esseri abili nello strappare gli esseri senzienti dal pantano del desiderio. Per questo quel figlio del conquistatore sarà in grado di superare l'attaccamento per i desideri del mondo. Qui è indicato che questo Bodhisattva sul terreno del Bodhisattva senza dubbio otterrà la pazienza e rendirà completamente pure le concentrazioni, come se avessi solamente la carovescenza e la completa gestione dell'attaccamento e così via. Cimbala, tubo, paro di cimbo, sumgite, chiamaciata. Soggi, rascita, giovo, uso, giovo, nabrisciavo. So, quindi, ci sono tutta permuci, teorici, chimbala. Le tre pratiche della generosità e così via per lo più furono date dal Tathagata per il beneficio dei laici, ma anche la raccolta dei meriti in quanto esse sono la causa del corpo di Buddha, la cui essenza e forma. In realtà sono i Bodhisattva, sono coloro che sono della generosità e così via, che sono stati spiegati, ma ciò non di meno. Esse vengono espresse per specificare in termini delle loro possibilità a causa delle divisioni, a causa della differenza fra i laici e i monaci rispetto a ciò, le pratiche della generosità e così via della maggioranza dei cari per gli altri sono più facili da ottenere, che per i monaci sono uno sforzo gioioso, la concentrazione, la scelta, anche se uno di essere non è impossibile per gli altri. La raccolta delle cause della Buddhità sono due, queste sono la raccolta del merito e della saggezza. Ciò viene completamente presentato dicendo che la raccolta del merito sono proprio quelle tre andate al di là, la raccolta della saggezza superiore sulla concentrazione, la saggezza, lo sforzo gioioso è la causa di entrambi. In questo contesto ciò che è la raccolta del merito e la causa del corpo della forma del Buddha Bhagavan, il meraviglioso possessore del carattere e della qualità speciale di centinaia di meriti, viene svariato fuori immaginabile, invece la raccolta della saggezza suprema e la causa del corpo che possiede del Dharma, avendo carattere privo di generazione. Ora, avendo espresso l'essenza del grande Tram, tramite l'essenza, ecco, questo essere luminoso dimora nel sole, il figlio del consiglio, avendo prima perfettamente eliminato l'oscurità inclusa in se stesso, desidera fortemente il suo completare l'oscurità degli esseri migratori. Questo terreno luminoso che dimora nel sole del figlio di Sugata nell'occasione stessa della sua generazione avete dissipato l'essenza della non conoscenza che esisteva nel suo sostegno, che era l'ostacolo. Desidera distruggere l'oscurità che ostacolo c'è nel questo Bodhisattva. Benché questo terreno sia diventato intelligente, egli non si arrabbia, per cui benché egli sia già impegnato molto in un modo intelligente come il sole, dal momento che ha superato l'oscurità e gli errori di sole della qualità, non sarà distrutto dagli esseri difettosi a causa della suprema frenata con la pazienza, poiché il suo continuo è stato unto dalla compassione. Questa è la terza generazione della mente e ci fermiamo qua. Voglio dirvi a tutti che nel giro di non troppo tempo rivedrò completamente questa traduzione che è stata fatta nel passato con grande gentilezza dagli altri, ma che va rivista. Per cui ci fermiamo qua oggi, Su Santità dice. Per cui noi siamo nel periodo in cui sembra che l'insegnamento stia degenerando, però dalla nostra parte noi veramente abbiamo incontrato gli insegnamenti del Buddha profondi e vasti e le spiegazioni di Nagarjuna e così via. Li vediamo, li abbiamo nei testi, li possiamo studiare, li possiamo
praticare. Ci sono i lama che hanno esperienza di questo e ci insegnano. Per cui in realtà per noi questa è una grandissima opportunità e questa opportunità così preziosa dobbiamo coglierla, dobbiamo fare in modo di non sprecarla e vi chiedo a tutti, perciò chiedo a tutti di praticare bene e non è che ho altro da dirvi e vi ringrazio. Per cui, come vi ho detto, sempre nell'ambito dei grandi classici dei maestri indiani, produrrò al più presto una traduzione rivista e corretta del testo radice e dell'autocommentario al supplemento di Madhyamaka di Chandrakirti. Grazie. Nei testi diventi facili, per cui prima all'inizio, prima di generare l'abitudine, le cose potrebbero sembrare molto difficili, ma invece piano piano dopo mese dopo mese, anno dopo anno, educando il proprio pensiero con l'abitudine, diventa facile. Per cui di primo acchito, quando si parla del sentiero, della saggezza, eccetera, sembra sembra difficilissimo. Difficilissimo, ma piano piano, abituandoci, per esempio per quanto mi riguarda, fin da piccolo io pensavo alcune cose fossero difficili, poi piano piano con l'abitudine sono diventate facilissime. Per cui non c'è niente che con l'abitudine non diventi facilissimo. Ricordate di questo, non scoraggiatevi. Abbiamo tutte le condizioni esterne e interne, per cui senza scoraggiarsi, con forte intenzione e caparbietà, non pensiamo che ciò che pensavamo qualche anno fa che fosse difficile, dopo un po' di anni diventa facilissimo invece. Per cui con l'abitudine non c'è niente che non diventi facile. Ricordatevelo e date il vostro massimo. Vi ringrazio. Ming
Sing, Buddha, Atta.